solo nemico, ostacola il nostro cammino. La Francia e le nazioni più ad ovest sono state messe in ginocchio da decenni di crociate. Se spezziamo la resistenza dell'Europa orientale, è probabile che tutta l'Europa occidentale si arrenderà. Ma per conquistare l'Oriente, dobbiamo sconfiggere l'Ungheria. L'Ungheria possiede la più tremenda cavalleria d'Europa. Non solo dispone della forza delle corazze europee, ma i suoi cavalli sono cugini dei nostri, essendo giunti dalle steppe russe. Il fiume Sajou, che ci separa dall'esercito ungherese, è ghiacciato, per cui non possiamo ricorrere alle barche. La battaglia verrà invece vinta da chi conquisterà il controllo del ponte. Subotai sta arrivando con i rinforzi. Se riusciremo a resistere alla carica dei cavalieri ungheresi fino all'arrivo di Subotai, potremo sperare di conquistare il ponte. Molto dipende da questo ponte insignificante. Se conquistiamo l'attraversamento del fiume Sajou, riusciremo a conquistare l'Ungheria. Se l'Ungheria cade, l'intera Europa cadrà. Con l'Europa e l'Asia sotto il controllo dei mongoli, la nostra conquista del mondo sarà completa e definitiva. Nobile Ogatai, dobbiamo tenere a distanza gli ungheresi fino all'arrivo di Subotai. Sarà qui tra 40 minuti. Dobbiamo solo arrivare abbastanza vicino alla costruzione nemica e daremo le nostre vite per la causa. Frappone fra noi e l'Oceano Atlantico. L'impero mongolo comprende due interi continenti. L'Europa e l'Asia appartengono all'Orda. Ogni luogo nel quale abbiamo messo piede
è stato trasformato per sempre dal nostro passaggio. La Russia, un tempo un coacervo di città-stato perennemente in lotta, proprio come l'antica Mongolia, verrà per sempre fusa in un'unica, immensa nazione. Genghis Khan ha forgiato il più vasto impero mai creato da un solo uomo. Il suo corpo è stato riportato al fiume Onon, dove vivevano il leggendario Lupo Blu e la fulva femmina di Dino. È stato sepolto nella nuda terra e migliaia di cavalieri hanno cavalcato sulla sua tomba per nasconderla. L'ultimo giaciglio di Genghis Khan è stato divorato dalle steppe. Il mio popolo attende che si compia la leggenda secondo la quale il grande condottiero tornerà un giorno a guidare i suoi cavalieri verso un'altra cruenta vittoria.